146esima live reaction. Ora io sto veramente cercando di capire come arrivare a fine stagione. Saranno 5 partite di una noiosità veramente assurda. E ciò non deriva, come ho già spiegato precedentemente, da cosa hanno fatto le altre squadre. Ma qua siamo un canale milanista, si parla di ciò che fa il Milan, non di ciò che fanno le altre squadre. La stagione del Milan è stata deludente. Abbiamo fatto una stagione veramente pessima. Non lasciatevi abbagliare da questo secondo posto, eccetera, eccetera, ragazzi. Perché è stata una stagione veramente disastrosa. E veramente se in Serie A ci fosse una squadra che avesse fatto un pochino meglio, non saremmo nemmeno secondi. Che poi secondi, ragazzi, sono i primi dei perdenti. La cosa che veramente mi fa pesare queste ultime 5 partite non è assolutamente il fatto che l'Inter abbia vinto il campionato. Abbiamo avuto una discussione piuttosto ampia a riguardo. Ma il fatto che il Milan, ragazzi, non abbia portato a casa trofei. Come vi dico sempre, io sono tifoso del Milan e io voglio che il Milan porti a casa i trofei. Che li vinca la Juventus, che li vinca il Napoli, che li vinca la Roma, che li vinca il Cesena, che li vinca il Rimini, che li vinca la Regina. Rimane il fatto che il Milan non ha portato a casa trofei. Questa è la cosa più importante, è la cosa più triste, è la cosa che mi fa pensare molto, soprattutto al fatto che potevano essere prese delle decisioni già l'anno scorso, o al massimo potevano essere prese nei mesi di ottobre, novembre, dicembre. Queste decisioni non sono state prese perché si sperava sempre in un ribaltone che, ad essere onesti, non ho mai avuto la sensazione che potesse esserci, ma era anche abbastanza chiaro che questa sensazione non ci sarebbe stata. Non sono state prese certe decisioni, hanno voluto continuare su una certa linea, poi tu arrivi in fondo alla stagione, a un certo punto ti ritrovi in faccia alla realtà e pensi che evidentemente qualcosa si poteva fare. Io, ragazzi, con tutta onestà, penso che il Milan arriverà secondo, credo, assolutamente, però non fa differenza perché non era questo l'obiettivo iniziale. L'obiettivo di arrivare in Champions League poteva essere un obiettivo ai tempi di Giampaolo, Montella, Gattuso. Adesso che il Milan ha dimostrato negli anni passati di poter fare anche di più, è giusto che i tifosi e la società pretendano dai giocatori in campo, ma anche soprattutto dall'allenatore, un passo avanti. Chiudendo il discorso situazione, concentriamoci sulla partita di oggi, che a mio parere, ragazzi, non penso regalerà tante emozioni. Milan-Juventus, da quando sono in questa situazione, soprattutto quando si affrontano, non è che proprio regalino un super spettacolo. Mi ricordo l'anno dello scudetto, 1-1 e 2-0, l'anno scorso 2-0 a San Siro, forse veramente l'eccezione che approva la regola, perché poi 1-0 al ritorno, 1-0 per loro a ottobre, una partita veramente, penso, la più brutta, no, più brutta della stagione, no, c'è stato di peggio, però una partita veramente aberrante in cui bisognava che certe persone capissero certe cose, non le hanno capite. E nel video, nella live, nel post partita lo spiegai ampiamente quali erano i problemi di questa squadra. Oggi si ripresentano, ragazzi, ma io mi gioco quel pareggino oggi. Se deve vincere qualcuno, lo fa magari 1-0, e non credo neanche sia il Milan quella squadra lì. Più il Milan non vince, più si conferma tutto ciò che ho detto in questo anno, volevo dire in questi mesi, ma in realtà questo anno e mezzo, perché è tanto che questa musica va avanti. Andrà avanti ancora per 5 partite, ma saranno 5 partite, ragazzi, veramente. Cioè, io veramente vorrei quittare e rivederci all'europeo, perché veramente, ragazzi, Juventus, Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana, veramente si potesse skippare tutto, andare all'europeo, per me non sarebbe un problema. Però ci siamo presi l'impegno, abbiamo voluto fare questo, abbiamo aperto il canale, abbiamo fatto tutte le cose. Allora, nella gioia e nel dolore, ci guardiamo anche partite ampiamente inutili come questa. 21 anni fa questa partita fu una finale di Champions League, fu una finale di Coppa Italia, 8 anni fa e 6 anni fa, e oggi, ragazzi, è semplicemente una partita super noiosa. Comunque abbiamo cominciato.
per modo di dire. Vai, subito la Juventus avanti. Adli che perde palla. Adli ringhia sul numero 27. Ringhia. Si vede come ringhia. Kostic. Prova a valutare la possibilità del cross. Kostic esce basso, non riesce a domarlo Vlahović. Vlahović si fa sentire. Juventus che è partita. Ragazzi, io stavate anche scrivendo prima, sentivo tanto parlare, no, dell'allenatore nuovo, Lopetegui, cazzi e mazzi. Ragazzi, ricordatevi sempre una cosa che è mesi che vi dico: al Milan non serve un allenatore top. Poi, se viene, me lo tengo stretto, per carità. Basta un allenatore che abbia un gioco e che sappia gestire la squadra nei momenti importanti, come poteva essere il quarto di finale con la Roma e il quarto di finale con l'Atalanta. Serve un allenatore che faccia questo, non serve altro. Datemi retta. Prendono palla larga. Prova a crearsi uno spazio. Bello, bello che marcatura c'ha, madonna. E hanno tirato un porta. Szczęsny si è messo la felpa. Sta prendendo freddo. Autocic, guarda lì come Danilo. Ale, vai. Anzi, Breme, scusate. Lasciamo perdere quello che i miei occhi stanno vedendo da un anno e mezzo. Non da due partite, da un anno e mezzo. Che schifo. Un'altra squadra che si chiude. E se ti fa tirare un porta una volta, è oro colato. Considerato che Milan sbaglia 69 gol a partita, tutti sotto porta, tutti a portiere battuto, si è messi bene, dai. È un'amichevole, ragazzi. Cioè, io ho visto trofei Berlusconi più emozionanti di questi 20 minuti di Juventus-Milan, ragazzi. Cioè, il trofeo Berlusconi di 15 anni fa si menavano mille volte più di ora. Anzi, ma nemmeno il trofeo team era più emozionante. Si può vedere una cosa così. Dai, Adli un'altra volta. Non fa il cross immediato, vuole lavorare con il pallone basso. Che arriva a Cambiaso, sinistro. Cerca il primo palo, non lo trova, rinvio dal fondo. Forse ha perso il primo attimo per il tiro Cambiaso. Meno male, big match sono finiti. Se no vi potevo dire, se Dybala si presentava Dybala era tutta un'altra cosa. Meno male che i big match sono finiti. Fino ad agosto-settembre non se ne riparla. Ciò non vuol dire che vinceremo tutte le partite, perché ovviamente con sto coglione in panchina dove vogliamo andare? Recuperato palla alla Juventus. Vlahović, ottimo anche il tempismo della scivolata di Malik Chau. Adesso c'è un corridoio per Christian Pulisic che prova ad infilarsi dentro. Pulisic per Leao. Leao cerca il tiro, raso terra e fuori. Cioè, ora che è tutto, no? Ma si è ripresentata per l'ennesima volta la stessa situazione. Non scaricano mai sull'esterno. Quella volta che c'è l'azione centrale, tipo una volta a partita, che non fanno sti cross di merda, dato questo bel gioco che questo bravissimo allenatore dà, come sempre la percussione centrale porta al tiro da fuori area che immancabilmente finisce alle stelle o sui cartelloni pubblicitari, che mai una volta colga la porta. Esterno libero da una parte, esterno libero dall'altra, e si deve per forza tirare da fuori con la difesa schierata davanti a te e col portiere piazzato. Sempre. Ragazzi, è un anno e mezzo che si va avanti così. Io mi chiedo che cazzo di sport guardano i dirigenti del Milan. Boh vabbè. Può andare Florenzi con la palla che gira in mezzo. È arrivato il colpo di testa di Gabbia. Bello, emozionante. Donna, ce l'ho duro, guarda, no? Delizioso, sublime. Palla dentro, Cambiaso tira. Controlla, prova al sinistro Cambiaso. Non trova neanche. Vabbè, da ogni tanto i gol li sbagliano anche gli altri, forza. Controllo di petto. Adri Florenzi. Leao che prova ancora a mettersi in moto. Viene servito. Leao, eccolo. Florenzi che va al cross sicuro. Florenzi, anzi, tira per l'area di rigore, libera addirittura il tiro, non trova lo specchio della porta. Il fatto che che ti aspettavi, ragazzi, cecchinaggio di sti gol ne interà uno ogni 10.000 e continuano a provarci.
Se fosse così semplice fare gol da fuori area lo farebbero tutti, no? Lo schifo che prova è veramente indescrivibile. Indescrivibile. Giallo, perde, poi insiste su Vlahovic, insiste troppo. Musa terzino, vola il giallo, Musa terzino. Salta la partita col Genoa, vabbè, possiamo anche giocare con la primavera da qua a fine campionato, quindi sti cazzi della difida. Musa terzino, l'hanno messo a Lecce, Lecce ha fatto due gol che Musa si è perso gli uomini. Musa ha giocato esterno con la Roma e con l'Inter, non ha concluso niente perché è un centrocampista come Kessi che c'ha il fisico e andrebbe valorizzato, invece viene messo terzino. Sì, però l'allenatore è bravo. Già, prossima volta Pioli, prova Calabria punta dato che ci sei, prova Loftus Cheek in porta, che ti devo dire se devi fare ste cazzate, tanto calcio di punizione. Ma no, per me Sportiello è un buon portiere e da quel che ho visto, non voglio dire che Maignan questo gol l'avrebbe preso, però come sempre i giocatori in forma sono in panchina. Vabbè, santo Sportiello. Fischia la fine di questo primo tempo, ti prego, dai. L'emozionantissimo primo tempo tra Juventus e Milan, ragazzi. Mi viene da piangere. Veramente, lo spettacolo davanti a me è veramente sublime. Commovente. Ci vediamo nel secondo tempo. Lasciamo stare. Inizia il suo secondo tempo. Ma non è che si può giocare 45 minuti come il trofeo team e chiude qua la partita, no? Perché tanto, visto l'andazzo, niente mi sorprende. Dai Mariani, su, vai, ciao. In alcune situazioni Reinders prova subito. Il Milan che però non è giocabile per gli attaccanti. Catapulta Reinders. Comunque io un dato statistico ve lo vorrei dare perché ve lo meritate. In una partita e mezzo contro Juventus abbiamo fatto letteralmente un tiro in porta. La rovesciata di Giroud dopo 10 minuti all'andata. Per dirvi. Contro Juventus che comunque abbiamo visto che gol lo sa prendere con tutta onestà. Un tiro in porta in una partita e mezzo. Ce la facciamo a fare un altro da qua alla fine? Ma solo per il gusto di vedere un tiro in porta parato dal portiere, non niente di particolare, tanto. Prova il tiro improvviso sul primo palo Sportiello, due volte. Prima parata ottima del portiere del Milan, seconda miracolosa addirittura su Danilo. Santo Sportiello, ripeto, i giocatori in forma, teneteli in panchina come Chukwueze. Teneteli in panchina i giocatori in forma. C'è Jimenez, terzino che quando ti ha giocato anche bene. Niente, devi far giocare Musa, terzino, che anche questa volta si è perso Kostic. No, perché Musa deve marcare Kostic. Ora, dovesse marcare il bronzino di FIFA 54, ti direi va bene. E devi marcare Kostic. Cioè, tu metti Musa su Kostic, che prima di tutto non c'ha nemmeno un quindicesimo della velocità di Kostic. Ma non lo tiene. Come cazzo la fa la formazione questo? Come cazzo la fa? Basta, io lo volevo già fuori dai coglioni più di un anno fa. E me lo state continuando a propinare, mandatelo via per favore. Ai, Kostic che riva via Musa. Ripeto, Kostic che riva. Va via Musa, che continua a essere in campo. Già, intanto per quello che conta, ripeto, potevamo anche giocare con la primavera. Però, anzi era Chiesa che è andato via da Musa, scusate, era Chiesa. Vabbè, di certo non è proprio un bradipo nemmeno Chiesa. No, ma tienicelo, è lì. Leao. Palleggia ancora Leao, vediamo un po'. Reinders, ovviamente si è tutta rientrata. Loftus Cheek tira fuori. Ah, è ovvio. Sbaglia il pallone Szczęsny che finisce fuori. Il Milan si è acceso nell'attaccare la profondità davanti a sé, ma soprattutto si è acceso accesissimo. Perché lui basso. Si è accesissimo, ragazzi, il Milan. Non ha ancora colto la porta. Si è accesissimo. Brilla di luce propria. Il Milan è il nuovo re sole. Un bagliore così accecante che adesso metto la mascherina dei saldatori, ragazzi. Quando finisce sto strazio, che è sabato almeno si può uscire, viste le emozioni che ci ha regalato questa partita oggi con la Live Reaction, facciamo presto. Rispetto a Giroud sono caratteristiche diverse, non ha però alternative, non riesce a trovarlo, perde palla al Milan. Chiesa affronta Musa. Chiesa, dai, che va via Musa un'altra volta. Milik Sportiello, c'è arrivato ancora.
almeno quattro palate di Sportiello l'ha fatta l'azione della tutte le palate di Sportiello derivano da Musa che si perde l'esterno perché viene fatto giocare una posizione che proprio non è sua. Ripeto, mettiamo Calabria a punta la prossima partita. Data la statura, metti Bennasarì in porta. Sportiello, chiude lo Sportiello, però ragazzi, cioè è veramente una cosa assurda. L'hai visto a destra, l'hai visto a sinistra, l'hai visto in recupero anche all'indietro su Leao. Chiesa ancora con lo Chiesa è ancora lì che fa quello che gli pare. McKenny. Sportiello la perde, Milik non la trova, poi Rabiot, salvataggio di Ciao. Solo calcio d'angolo per la Juve, occasione clamorosa sulla prima sbavatura di Sportiello. Rabiot ha appoggiato in porta e Ciao ha fatto un altro salvataggio clamoroso. Tutto parte sempre da Chiesa. Qua Sportiello non è riuscito a bloccare la sponda di McKenny, neutralizzato già Milik da Gabbia. Sì, pronti per prendere l'ennesimo gol, ragazzi. Mancano 5 minuti alla fine della partita e non abbiamo ancora tirato in porta la Juventus. Che pizzica di testa, ma la palla sfila fuori sul secondo palo. Un bacio. E dai, sì, ma Milik, che di testa non è proprio una pippa, lo fai marcare da Zeroli. Sì, con tutto il bene del mondo, ma non è colpa di Zeroli, ma di chi lo fa giocare. Ripeto, questa partita conta quanto i fiori quando la briscola è picche, però diciamo non perderla è sicuramente meglio che perderla, pur quanto non conti un cazzo. Cioè, fa entrare Zeroli e gli fai marcare Milik. Cioè, raga, dai. Se la meritano di vincere sta partita alla fine. Non è che abbia fatto chissà cosa la Juve, ma ha fatto sicuramente più del Milan. E ci vuole veramente poco, perché qua Chiesa fuori. Miretti, chi cazzo era? Miretti. Io veramente, boh. Ripeto, hanno fatto molto di più del Milan. E onestamente, la Juventus si merita la vittoria. Se poi non arriva, tanto meglio. Manca un minuto alla fine di questo strazio. E vi ripeto, se non fosse la Juventus, ma diverse altre squadre, l'avrebbero vinta questa partita. È che la situazione in casa Juventus non è un granché. Io, Pioli, veramente non ti voglio più vedere. Ti devo sopportare fino al 24 maggio, poi basta. Basta, veramente, basta. Mi ha consumato. Finisce sto strazio, 0-0. Che roba, ragazzi. Che roba. Sportiello migliore in campo in assoluto. Ripeto, giocatori in forma, lasciamoli in panchina, tipo Chukwueze. E appunto, Sportiello. Mettiamo Zeroli. Gli facciamo marcare Milik. Facciamo giocare Musa terzino la maggior parte della partita. Ragazzi, Pioli masterclass. Io dai 5-2 col Sassuolo che ce l'ho con lui. Evidentemente sono un combattente solitario, ma sono contento di essere un combattente solitario. Ci vediamo per la meravigliosa e importantissima Milan-Genoa. Ciao.